Europa in veicoli, viaggia sicuro. Con il veicolo su misura per te. L'Istituto Paritario San Giuseppe con sede a Pagani propone diversi indirizzi di studio, dal liceo all'indirizzo tecnico a quello professionale. Una scuola innovativa in cui lo studente è protagonista del processo di apprendimento, grazie al coinvolgimento e all'entusiasmo di docenti altamente qualificati. L'Istituto progetta da sempre percorsi formativi efficaci, sviluppando il saper apprendere, il saper fare, il saper essere, il saper comunicare, favorendo la sperimentazione laboratoriale. Promuovete quotidianamente il successo formativo dei vostri studenti e soprattutto qual è il vostro piano e la vostra mission? Allora, il Polo Formativo L'Angella, che è un ente di istruzione e formazione professionale, ci occupiamo questo da ormai oltre 20 anni e siamo sul territorio. La nostra mission è quella di istituire percorsi di istruzione attraverso la nostra scuola paritaria, che è una scuola secondaria di secondo grado, che è l'Istituto San Giuseppe, di specializzazione post diploma attraverso dei corsi di formazione che vengono erogati dall'altra nostra struttura, che fa parte sempre del Polo Formativo L'Angelo, che è la scuola di alta formazione Salvatore Peluso, per inserire poi i ragazzi nel mondo del lavoro. E questa, diciamo, la nostra mission e quello che cerchiamo di fare tutti i giorni: istruzione, formazione, lavoro. E infatti, tra l'altro, il vostro corpo docenti è altamente qualificato. Sì, devo dire che quest'anno stanno facendo miracoli i nostri docenti, perché ovviamente noi, come scuola paritaria, come tutte le scuole d'Italia in questo momento, siamo in didattica a distanza. Ovviamente la didattica a distanza è molto diversa dalla didattica in presenza, però cerchiamo, insomma, di seguire comunque anche da lontano, attraverso la nostra piattaforma, i nostri studenti. Tra l'altro, noi abbiamo un'offerta formativa molto ampia per quanto riguarda l'Istituto San Giuseppe. Abbiamo l'Istituto Alberghiero, che ha 4 articolazioni, 4 laboratori: enogastronomia, sala e vendita, accoglienza turistica e pasticceria, l'Istituto Tecnico Economico AFM e l'Istituto Tecnico Economico per il Turismo, e i 2 licei, il Liceo Scientifico e il Liceo delle Scienze Umane. Quindi un'offerta formativa molto ampia, sicuramente, dal tecnico al liceo al professionale. E adesso ovviamente siamo in didattica a distanza, ma sperando di ritornare presto in presenza, quali sono gli auguri natalizi? Allora, il messaggio che voglio dare è un messaggio di speranza. Non ci dimentichiamo mai della speranza, che è un'arma molto potente. È un'arma che ispira anche l'educazione e la formazione dei nostri ragazzi. E quindi è con questo messaggio di auguri che porgo i miei più sentiti auguri di Buon Natale agli alunni che stanno vivendo in questo momento una situazione di difficoltà, al corpo docente, alle istituzioni che insomma non ho potuto visitare quest'anno per ovvi motivi, a tutta la dirigenza dell'USR della Campania, ai funzionari, ai dirigenti dell'USP di Salerno, ai dirigenti della Regione Campania, che sono sempre per noi comunque un faro e un punto di riferimento, soprattutto in questo momento così difficile, a tutti i nostri dipendenti, a tutti i nostri colleghi. Tanti auguri di Buon Natale. Questo momento è un momento che finirà, tutto ciò che inizia ha una fine, e quindi io aspetto i miei alunni con tanto entusiasmo e con tanta speranza di nuova scuola. Auguri a tutti. Adentriamoci in una vera e propria lezione di cucina. Sono qui con i docenti e gli studenti e ci accingiamo a preparare un vero e gustoso menù natalizio. Sono il docente Catapano Ciro dell'Istituto Alberghiero. Oggi vi illustro il menù che abbiamo preparato. Abbiamo preparato un menù di pesce che è composto da un pulipo arrosto, insalatina di rinforzo. Come primo piatto abbiamo creato questo pacchero alla pescatura in bianco.
Poi abbiamo fatto un baccalà croccante come secondo piatto, una cannella di gamberi rossi con una salsa di patate allo zafferano, molto semplice da poter realizzare anche nelle vostre abitazioni. Invece per il menù di terra abbiamo creato un antipasto freddo, che è una battuta di fassoni fatte con noci al rosso, castagne e porcini, tipico del nostro periodo invernale e natalizio. Poi abbiamo fatto un primo paccaro ripieno per chiamare la tradizione che è il ragù napoletano, ovviamente. Questo paccaro ripieno con bufala, pesto di basilico e scaglie di parmigiano reggiano 36 mesi. Poi sul secondo abbiamo fatto un pollo dissossato, patate novelle con una riduzione di vino rosso, quindi proprio per far sì che in questi giorni ritroviamo i piatti tipici e natalizi sulle nostre tavole. E cominciamo subito dall'antipasto. Perfetto, quindi il nostro antipasto, la mise en place che abbiamo preparato è castagne arrosto, porcini, nocciole affumicate, delle erbette aromatiche e della carne di fassona, che è un pezzo di scamone che è un pezzo della gamba. Il nostro collega adesso ci farà vedere come la porzione, come viene battuto, viene condito e ci accingiamo nell'impiattamento, che vi può essere anche utile per far sì che fate una sorpresa ai vostri cari in questo periodo. Allora, oggi realizziamo un antipasto semplice ma ricco, una battuta di fassona, con, come detto dal mio collega in precedenza, con castagne, nocciole e porcini. Allora, iniziamo con la carne. Questa è una carne di bovino piemontese, è un pezzo molto ricco di massa muscolare, perché collega la lombata con la coscia. Allora, diciamo che per realizzare questo piatto ci vogliono 100-120 grammi di battuta di carne. Battuta di carne, facciamo un paio di fettine, poi la battiamo al coltello e poi mettiamo un po' di sale, olio e acqua frizzante. Ecco qui, aggiungiamo dei porcini. Allora, questi sono dei porcini croccanti, cotti precedentemente con aglio, olio e peperoncino, un po' di prezzemolo. Mettiamo per abbellire il piatto con una pinzetta. E poi, con l'aiuto dei miei alunni, aggiungiamo... Attenzione di qua. Aggiungiamo della granella di nocciola precedentemente pulite e infornate a 180 gradi. Vai. Mettiamo qualche alberello riguardo il Natale e per ultimo aggiungiamo le castagne. Queste sono castagne saltate in padella con olio extravergine d'olio e mettiamo giusto qualche pezzettino. E con quest'ultimo tocco il piatto è pronto. Passiamo adesso al primo piatto. Paccaro ripieno con bufala. Il nostro paccaro, acqua bollente, salata, 7 minuti, alziamo e facciamo raffreddare. Per la farcia ripiena, ricotta di bufala, sale, pepe, un po' di parmigiano, della provola tagliuzzata fina fina. Il classico ragù napoletano con tracchiolelle, salsiccia, pezzo di cotica, il classico ragù napoletano, pesto di basilico, scaglie di parmigiano. Il nostro paccaro che è stato precedentemente sbollentato, facciamo questo tipo di lavoro. È uno, e due, mettiamo così, facciamo che la nostra faccia viene bella ripiena. Perfetto. Questo è il lavoro che dobbiamo fare. Riempiti i nostri paccheri, mettiamo della carta forna. Perfetto. Facciamo questo tipo di lavoro, del parmigiano sopra, filo d'olio, li mettiamo a gratinare nel forno per 6 minuti a 180 gradi. Eccoci, il nostro paccaro
gratinato, facciamo in questo modo, classico ragù napoletano. Pezzetti di tracchia per renderlo saporito e casalingo. Ragù. Scaglie di parmigiano. Basilico fresco. Pesto di basilico. Il nostro piatto è pronto. Continua la lezione con la preparazione del secondo piatto. Salve, sono il professore Santoro Daniele, qui abbiamo una coscia di pollo marinato al vino bianco, e delle patate novelle e del cipollotto, che poi andremo ad abbellire con la riduzione di vino rosso aglianico. Passiamo dunque all'impiattamento. Perfetto, coscia di pollo, la scaloppiamo in questo modo. Perfetto, facciamo questo tipo di operazione. Perfetto, aggiungi i cipollotti. Perfetto, cipollotto nocerino arrostito, tipico di questo periodo. Patate novelle cotte prima a vapore, poi rosolate. Rosmarino, riduzione di vino rosso, un tocco di colore perfetto. Così, da una semplice coscia di pollo abbiamo creato un piatto bello come visione, buono da mangiare. Il nostro piatto è pronto per essere servito. E adesso spostiamoci in pasticceria per una dolcissima lezione. Salve a tutti, sono la docente di pasticceria D'Ambrosio. Oggi prepareremo dolci della tradizione e anche qualcosa di innovativo. Inizieremo con gli struffoli, che sono simbolo di abbondanza sulle tavole preparate a tema natalizio, e poi un tortino al cuore fondente, e vedremo come decorare dei biscotti di marzapane con pasta di zucchero. Adesso partiamo con gli struffoli, li abbiamo già passati nel miele, vediamo come procedere con la decorazione. Allora, iniziamo con il mettere i confettini colorati. E ogni tanto una ciliegia candita. Li facciamo raffreddare e possiamo servire.
Adesso vediamo il tortino con il cuore fondente. Lo abbiamo infornato a 160 gradi per 13 minuti. Sformiamo delicatamente. Cospargiamo di zucchero a velo e possiamo guarnire con panna o gelato alla vaniglia. Ed ecco il tortino pronto per essere servito ad un fine pasto. Vediamo adesso come decorare un biscotto di marzapane con la pasta di zucchero. Abbiamo cosparso la superficie del biscotto con del miele e andiamo ad adagiare della pasta di zucchero, modellandola. Cappellino. La fascia bianca del cappello di Babbo Natale. Andiamo a rifinire e adesso creiamo gli occhi alla stellina. Il naso e la bocca. Ecco qui la nostra stellina decorata. Buongiorno a tutti, sono il professore di pasticceria Raffaele Cuofano e per questo pranzo di Natale voglio presentarvi la nostra tradizione, ovvero quella campana che ci avvicina alla tavola. E per voi ho voluto preparare questi classici taralli napoletani con sugna, pepe e mandorle, un piatto che mi avvicina tanto a casa e alla tavola. Poi ho voluto prepararvi queste montanarine fritte con una scarolina ripassata alla napoletana. E poi come pre-dessert, diciamo, prima del dolce per pulirvi un po' il vostro palato, ho pensato di prepararvi questo qui, ananas, un marinata al rum, un crumble alla cannella e una ciliegina. E poi infine per completare questo pranzo tutti insieme ho pensato a dei biscotti di cioccolato con rum e granella di nocciola, molto simpatici e veloci da preparare. Con questo voglio augurarvi un buon anno e un buon Natale, e che vi porti tanta felicità e spero di rivederci alquanto prima a scuola insieme a tutti gli altri docenti di cucina e di pasticceria. Eccoci adesso nella sala bar dell'Istituto Paritario San Giuseppe e insieme al professore prepariamo un cocktail.
Salve, io sono il docente Pagano Vincenzo. Oggi prepareremo un aperitivo a base di gin. Gin e qualche erba aromatica che abbiamo preparato precedentemente. Niente, questo è un aperitivo ideato proprio per l'occasione, essendo nel periodo natalizio. E niente, passiamo alla procedura. La prima cosa da fare è raffreddiamo il nostro bicchiere. Eccoci qua. Andremo a raffreddare leggermente. Questo drink che prepareremo, praticamente faremo una rivisitazione del gin tonic, un ottimo drink conosciuto soprattutto nei luoghi londinesi, in Inghilterra. Metteremo la nostra quantità, un 4 cl di gin. Preparato un estratto di sedano e ne metteremo 2 cl e poi successivamente un estratto di rosmarino e zenzero, un 4 cl. Eccoci qua, passeremo alla nostra tonica. Più o meno un 10 cl e poi per ultimo un'acqua di mare. Andremo a guarnire con del sedano. E dello zenzero. Spicchio di lime, di limone e una marena. Il nostro drink è pronto. Dulcis in fundo, prof, vogliamo preparare qualche cosa di zuccheroso? Certamente, vi illustrerò come preparare davanti a un cliente un dessert veloce. Io mi presento, sono Antonio Fraschetti, docente di sale e vendita. Allora, innanzitutto accendiamo il nostro fornellino e mettiamo il nostro padellino a riscaldare. Prenderemo dello zucchero. E attendiamo ovviamente che si deve imbrunire. Insieme a delle brucce di agrumi, in questo caso abbiamo dei limoni, e iniziamo il procedimento. Quando lo zucchero inizierà a scurirsi, inizieremo a mettere il burro. Negli anni addietro, nei grandi alberghi, questa figura del maître, che diciamo la classica cucina in sala, era molto frequente nei grandi alberghi. Poi col passare del tempo questa figura è andata a scomparire. Allora, lo zucchero è iniziato a imbrunire, andiamo ad aggiungere il nostro burro. Adesso iniziamo la classica caramellizzazione. Cioè, il burro adagiato sullo zucchero inizia a unirsi e iniziamo a formare la nostra salsetta. Una volta sciolto il burro, iniziamo a formare la nostra salsetta. Mettiamo del succo d'arancia. Aggiungiamo i canditi, visto che si avvicina Natale. A mano iniziamo ad amalgamare il tutto.
profumo diventa sempre più invitante. Sì. Diamo una scaldata alla frutta all'interno, che abbiamo aggiunto queste pesche. E bisogna permettere al padellino di arrivare a temperatura per poi portarlo al flambeggio. Cosa andiamo ad aggiungere? Aggiungiamo del liquore al maraschino. Aggiungiamo del brandy. Una leggera flambata. Onde evitare che la frutta bruci. Aspettiamo che si spegne l'alcol all'interno della padella. Quindi abbiamo messo del maraschino all'interno della nostra salsetta precedentemente amalgamata col succo d'arancia e infine abbiamo flambato con del brandy. Adesso attendiamo che l'alcol evapora. Adesso impattiamo. Il restante della salsetta che è rimasto all'interno del nostro padellino, ovviamente andiamo a condire il tutto. E adesso il tocco finale, completiamo con dei pistacchi e infine dei pinoli. La nostra pesca flambata è pronta. Europa in veicoli, viaggia sicuro con il veicolo su misura per te.